possiamo rivolgerti domande ovviamente che riguardano, avremmo voluto, ma ti metteremo in croce su società, sui rinforzi e quant'altro. Parliamo della partita. Un primo tempo buono, poi tutto è cambiato intorno al decimo della ripresa. Cosa è successo? Avete concesso troppa libertà, siete un po' arretrati con la licenza al porto d'asco? Penso che, come hai detto tu, abbiamo fatto un buon primo tempo e dove siamo stati sempre protagonisti noi. E poi il secondo tempo abbiamo lasciato giocare a loro. E quindi secondo me questa è una squadra che deve essere sempre alta. Dobbiamo sempre andare a pressare. Perché quando lasciamo giocare l'altra squadra troviamo questa difficoltà. Ecco, in fine partita siete stati molto generosi, anche molto empatici a trovare il contatto con i tifosi della curva Volpi. Che vi hanno detto? Cosa vi siete detti? No, per una questione di rispetto noi dobbiamo andare lì perché sono loro quelli che ci tengono tanti. Sono sempre lì a tifare per la squadra, per il Chieti Calcio. Quindi loro ci chiedono sempre di portare il massimo rispetto per questa piazza. E noi chiediamo scusa ai tifosi. E adesso dobbiamo già avere la testa a domenica prossima. Domani già iniziare a lavorare la partita di domenica. E perché di questa situazione si esce solo lavorando, senza chiacchiere. Che vi ha detto Chianese adesso alla fine, visto che siete stati a lungo negli spogliatoi? Che vi siete detti e che vi ha detto? No, e giustamente ci ha detto che dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare, dobbiamo essere uniti, perché come quello che ho detto mo, di questa situazione si esce solo lavorando. Almeno io so solo quello. Dobbiamo lavorare, dobbiamo allenare. Sì, fino a oggi ci allenavamo a 1000, adesso dobbiamo lavorare a allenare a 2000, perché a 1000 non basta per questa squadra, quindi dobbiamo allenare di più. Io faccio solo il calciatore, ancora mi piacerebbe dopo fare l'allenatore, ma adesso penso solo come calciatore, quindi noi dobbiamo accettare... Ti vedevo tu come ti sei sentito, ma noi... esprimendo il tuo calcio. No, noi dobbiamo accettare quello che propone il mister, capito? Certo. Non è che noi dobbiamo accettare e dobbiamo dare il massimo ogni domenica, è la unica maniera che si esce di questa situazione, e se ognuno di noi dà il massimo. Se ognuno di noi dà il massimo, possiamo guardare avanti e ci possiamo anche guardare in faccia. Se non diamo il massimo... Ma tutti dicono che voi, dalla prima domenica, avete dato il massimo. Sì, ma non basta, perché i risultati non arrivano. Infatti, quindi dobbiamo dare di più, dobbiamo dare di più. Non basta. Dobbiamo dare di più ancora. Ma il secondo gol vi ha tagliato le gambe, il Chieti praticamente non ha mai avuto la forza di reagire, nonostante ci fosse comunque tutto il tempo per recuperare. Avete anche un problema proprio di testa a livello mentale in questo momento, con una classifica tra l'altro che si fa pesantissima, perché da oggi il Chieti è in zona play-out. È anche un discorso di testa, oltre che limiti evidenti, oggettivi, strutturali alla squadra? No, e sui limiti quello lo devono dire voi, io non dirò mai i limiti di questa squadra perché io ho piena fiducia nei miei compagni. Per me quello è una questione sua, quindi poi può succedere, una squadra giovane sicuramente, però noi più grandi ci dobbiamo prendere la responsabilità di quando succede che l'altra squadra va in vantaggio di dare ancora di più e dare ancora una mano ai più ragazzini, no? Perché noi ci dobbiamo prendere la responsabilità, i più grandi. Loro devono fare il suo, ma penso che noi più grandi ci dobbiamo prendere ancora, dare ancora di più sicuramente, perché il Chieti lo merita. Quindi fino adesso 14 punti non bastano, la classifica è questa e noi dobbiamo continuare tutti uniti e noi più grandi dobbiamo dare di più sicuramente, lo sappiamo, ci prendiamo anche questa responsabilità perché parliamo tra di noi, capitano, io, Cesario, Spinelli,
parliamo, sappiamo che dobbiamo dare di più, quindi faremo ogni giorno, troveremo la maniera migliore di uscire tutti insieme da questa situazione.